C'è una scritta in ucraino nel foglio di invio del mezzo dei vigili del fuoco destinato alle popolazioni in guerra. Tradotto si legge: per i fratelli vigili del fuoco ucraini. Sono partiti ieri i tre mezzi della Sicilia dai comandi di Caltanissetta, Messina e Agrigento, che andranno a supportare i pompieri nelle zone di guerra. Sono 38 in tutti gli automezzi antincendio operativi inviati da tutta Italia. Caltanissetta ha mandato un'autopompa. Sono mezzi che sono stati individuati per tipologia e modellistica in modo tale che siano corrispondenti a quelli già in uso dai colleghi ucraini. Questi mezzi, individuati su vari comandi d'Italia, verranno inviati con dei convogli ferroviari al confine tra l'Ucraina, la Slovacchia e la Polonia, successivamente ritirati dai colleghi ucraini. Da Caltanissetta è stata inviata un'autopompa serbatoio, un mezzo polivalente capace di offrire prontezza operativa non solo dal punto di vista antincendi, ma anche in caso di incidentistica stradale, crolli o esplosioni. L'autopompa inviata da Caltanissetta si muoverà dal porto di Palermo con nave e raggiungerà il porto di Napoli e da lì via terra arriverà a Bari, dove verrà raggruppato il convoglio del quale faranno parte gli altri mezzi di tutti i comandi del Sud Italia e successivamente sul vagone ferroviario sarà inviato a destinazione.